L'importanza del vivere nel rispetto della legalità, mettendo al centro i bisogni e il benessere dell'uomo e del cittadino, è stato l'obiettivo del progetto Vite Spezzate, Cammini Intrapresi, un progetto sulla legalità e a conclusione del percorso svoltosi nel corso dell'anno scolastico, finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani sulla legalità e sui diritti umani, è stato organizzato un incontro fra rappresentanti delle forze dell'ordine e studenti, svoltosi questa mattina presso l'Aula Magna dell'Istituto Iannuzzi di Andria. Il progetto Legalità all'interno dell'ITIS di Iannuzzi di Andria ha avuto vari momenti nel corso dell'anno, momenti significativi culminati nella rappresentazione di Upparrino in onore di Don Puglisi. In particolare oggi l'incontro con le forze dell'ordine e soprattutto con l'Associazione Libera, che ha mantenuto vivo il ricordo di tanti caduti per mafia e in difesa della legalità, è molto significativo. Conclude un percorso con un messaggio di speranza. L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità. Com'è andata con gli studenti? Molto bene, diciamo che rispondono molto bene, però questo bisogna dire, dar atto ai docenti e ai dirigenti che sono disponibili ad accogliere questi percorsi, perché senza l'aiuto loro, senza il loro supporto, non si potrebbe raggiungere questi risultati. A tal proposito, a loro onore, vorrei ricordare una frase del Gesualdo Bufalino, uno scrittore siciliano del 1970, che diceva che a sconfiggere la mafia sarebbe stato un esercito di insegnanti.